Panzana, stazione di Panzana. Dal regista di Quattro matrimoni e un funerale, il nuovo attesissimo sequel Quattro funerali e un matrimonio. Una commedia sentimentale che narra la storia di un uomo a cui sono recentemente venuti a mancare molti amici e che utilizza i funeral party come occasioni sociali per incontrare quella che diverrà sua moglie per la seconda volta. Torniamo in studio per il momento di approfondimento sui flash della settimana a tema sportivo. E in particolare oggi focus sul calcio. Ecco i principali titoli. Squadra di calcio finge la morte di un giocatore per rinviare la partita. 16enne, promessa del calcio indiano, aveva in realtà 28 anni. Calciatore espulso per aver scorreggiato in campo. Carissimi ascoltatori, apriamo questa edizione dedicata al mondo del calcio. Una squadra di calcio di dilettanti in Irlanda è finita al centro delle polemiche per aver finto la morte di uno dei suoi giocatori per poter posticipare una partita. Si tratta del Ballybrack FC, che avrebbe dovuto giocare contro Arklow Town nella Leinster Senior League irlandese, ma la partita è stata rinviata dopo che i rappresentanti del Ballybrack hanno annunciato che uno dei giocatori stranieri del club, lo spagnolo Fernando Nuno Lafuente, era morto in un terribile incidente stradale. Si sono tenuti minuti di silenzio prima dell'inizio di tutte le altre partite. I giocatori hanno addirittura indossato bracciali neri in ricordo di La Fuente, ma lo shock della morte del giocatore era nulla in confronto allo shock che tutti hanno avuto quando si è scoperto che La Fuente in realtà non era morto, ma era semplicemente tornato in Spagna. Il giocatore intervistato avrebbe riferito: non giocano a calcio professionalmente, la maggior parte di loro ha un lavoro normale, alcuni di loro lavorano nel Regno Unito. Penso che quel giorno fossero tutti impegnati. Era difficile credere che Gaurav Mukhi, ritenuto una grande promessa del calcio indiano, diventando anche il più giovane capocannoniere della storia della Super League, avesse 16 anni, visto che in realtà aveva baffi da adulto e anche un invidiabile bicipite. Vabbè, ma mica si può giudicare sull'aspetto. Mio cugino ha iniziato ad avere i capelli bianchi a 18 anni. Ma che c'entra? Questo non aveva neppure l'acne. Va bene sbagliarsi di qualche anno, ma lo vedi se è un adulto o ancora un ragazzino? Comunque torniamo ai fatti. Bah, sono scettica. Comunque, le autorità della All India Football Federation, AIFF, hanno scoperto, dopo l'analisi ossea al carbonio, che non aveva 16 anni, bensì 28. Ad inguaiare il ragazzino è stato proprio la conquista del titolo di capocannoniere, perché l'attenzione che si è generata su di lui ha portato anche ad un approfondimento sui suoi dati anagrafici. Pazzesco, ma andiamo avanti con un altro flash sul mondo del calcio. Adam Lindin Lundqvist del Pershagen SK, giocatore del campionato svedese, ha ricevuto dall'arbitro 2 cartellini gialli, venendo quindi espulso per aver scorreggiato durante una partita del campionato svedese. L'arbitro ha giudicato le flatulenze del giocatore antisportive e la spiegazione che si dà a Lundqvist è che abbia pensato che stesse cercando di scorreggiare addosso a qualcun altro. Apparentemente il petto di Lundqvist è stato particolarmente rumoroso da essere sentito da buona parte dei giocatori in campo. Sono rimasto scioccato quando mi hanno espulso. Quando l'ho detto alla panchina, nessuno ci credeva che avessi avuto un cartellino rosso per una scoreggia, ha detto il giocatore ai giornalisti. Ma un giocatore della squadra avversaria, lo Jama, ha raccontato la sua versione dei fatti. Era una certa distanza, ma ho sentito la scoreggia forte e chiara. È la cosa più strana che abbia visto in un campo da calcio, e gioco da quando avevo 8 anni. Lundqvist assicura comunque che il suo non voleva essere un gesto di disprezzo agli avversari o all'arbitro, ma che semplicemente aveva mal di pancia e cercava un po' di sollievo. Ad ogni modo, adesso è diventato una celebrità internazionale. Bene, e con queste notizie di fondamentale importanza chiudiamo lo spazio news del nostro programma. Torniamo tra pochissimo dopo la pubblicità.